Signori, quest'oggi giochiamo a Forbidden Fortress. Oh, finalmente! Ci voleva un pochino di partitina. E facciamo qualcosa di un pochino inusuale rispetto al solito, rispetto alla convenzione dell'aggregazione. Insomma, vediamo un pochino dell'umanità. E c'è raggiunto qualcuno che si presta con tutta la marea di smanettoni del settore, eventualmente fare un po' di partite live eventualmente di questo tipo, che in Italia fotte sega perché sono prettamente germanofili. Tra l'altro il primo gioco, la prima ameritrasciata che prova nel complesso dei German, che quella roba lì, quindi non è neanche male. Allora, Forbidden Fortress chiaramente un gioco pieno di miniature, molto aleatorio, con tonnellate di dadi, quella roba lì, che fa parte comunque di un set tra cui c'è City of the Ancients, che è ambientato nel vecchio West. In realtà i set sono cumulativi, quindi eventualmente gli altri mondi possono essere esplorati da questa ambientazione nipponica, quindi da questa fortezza ci possiamo portare all'interno di una miniera del vecchio West, quindi fare questi giri mentali. In realtà abbiamo già fatto uno scenario, adesso prendiamo l'adventure book. Nello scenario di base, tra l'altro questo è il mappone della mega situazione in cui ci troviamo, eccola qua, poi se c'è da zoomare, dobbiamo fare lo scenario numero 3. Perché nel libro di base ci sono 12 scenari, di cui 6 di base e 6 avanzati della Forbidden Fortress, però dal punto di vista del filmato è poco produttivo il secondo scenario dal punto di vista degli spazi, quindi lo faremo in separata sede. Tematicamente avremmo dovuto fare il secondo, però passeremo direttamente al terzo. Chiaramente vediamo un pochino come funziona il gioco nelle sue funzioni di base e poi ci addentriamo con qualche esempio di gioco. Allora, nel terzo scenario noi dobbiamo sigillare un portale, perché un portale oscuro si è aperto profondamente nella fortezza, e una caterbata di mostruosità terrificanti stanno fuoriuscendo. Quindi dobbiamo trovare un modo per sigillare il portale con un tomo occulto. Quindi dovremo trovare degli indizi. Il primo indizio che troveremo sarà una schiera di nemici che dovremo eliminare come al solito, e in mezzo a questi nemici ci sarà, fra i cadaveri, un libro, che è il tomo oscuro. Poi arriviamo al secondo indizio, altra vagonata di nemici, e ci sarà la locazione del portale. Noi dovremo utilizzare il tomo per sigillare questo portale. Quindi questo è il tema di questa roba qua. Ok. Allora, come si può vedere, sono già riuscito a montare un pochino di miniature, che per me è una cosa straordinaria essere riuscito in un'impresa del genere. Vabbè, per alcuni sembrerà una cacata, per me è stato veramente straziante. E comunque ci sono alcune miniature, possiamo anche notare, guarda lì, abbiamo anche la Living Statue, quindi veramente molto spessa, abbiamo dei germoni, abbiamo i Tengu, abbiamo i Dishonored Samurai, quindi molto cattivoni. Noi abbiamo scelto due personaggi, che sono, prima io ho il monaco, e lei ha l'assassino o assassina, monaca, che dir si voglia. Allora, questo qua è il mio personaggio, quindi il monaco, in questo caso la monaca, in realtà non cambia niente, per par condicio, questo è il lato femminile, ma le statistiche non variano. Che cosa fa il mio monaco? Ha uno spirito molto elevato e va a accumulare nel corso della partita dei ki, che sono l'energia spirituale, ne può avere al massimo 6. Cosa serve questo ki? O lo spende per curare di più gli altri, e in questo gioco curare gli altri fa incrementare l'esperienza, che è importantissima, e con due ki invece, ogni due ki va a incrementare di 1 il danno inflitto agli avversari, quindi è un'ottima cosa. In più ha un'abilità che si chiama Yamabushi, e fa più 1 danno contro tutti gli nemici myth, quindi tutti quelli mitologici, per esempio i oni. Il suo oggetto di base è questa staffa. Se la usa con due mani, chiaramente mena di più e va a tirare un D8 quando va a colpire, il che non è male, e lo può usare alla fine della sua attivazione per curare un amico adiacente.
Poi ha questa campana che si porta dietro con questa campana enorme, chissà come riesco a farlo, che una volta per partita dà copertura, quindi copertura 3 e serve, cioè, per tentare di ridurre a zero tutti gli attacchi, i danni che incombono su di noi. In più, nel corso dell'avventura precedente ho trovato questa Sword of Gahara, quindi fa più 2 danni e ignora l'armatura dei nemici. E tra l'altro, i samurai cattivi, che sono questi, quando vengono eliminati rilasciano un cadavere sul terreno e quindi, siccome sono inzombiti, possono ritornare in vita. Questa spada fa in modo che questi stronzi non tornino più in vita ed è una figata. Fra i giocatori abbiamo sempre un portatore della lanterna. La lanterna serve per produrre della luce e della luce che respinge l'oscurità. L'oscurità è negativa in questo gioco perché chiaramente è una fortezza pervasa da situazioni oscure, creature immonde e questo genere di cose. E la luce di questa lanterna va a illuminare la stanza in cui è il portatore della lanterna e tutte quelle adiacenti. All'inizio di ogni turno, se i giocatori che non saranno entro questo range subiranno un tiro di orrore, ovviamente, perché sono nell'oscurità e nel panico. Quindi il gioco ci sta dicendo di rimanere uniti, Vicini, vicini. vicini, vicini. O perlomeno rimanere in vicinanza del portatore della lanterna, eh. Vediamo poi l'altro personaggio che è questo, è l'assassina, ok? Che ha una grande agilità, inizia la partita con un clan a scelta, quindi ha scelto il clan del loto che le dà uno spirito, ok? E una volta per avventura può curare 2 ferite, 2 sanità in qualsiasi combinazione, dal tuo eroe o da un qualsiasi eroe nella stanza, quindi può essere una cosa buona. Inizia la partita con i ninjato, queste spade molto forti che incrementano anche l'abilità, la probabilità di critico. E poi, ovviamente, gli shuriken, essendo un ninja, tira questi shuriken durante il movimento, facendo 2 dadi e range 5. Ed è un free attack, quindi non conta come uno degli attacchi del turno, quindi non è male. Poi il ninja ha un'abilità che si chiama Nimble, ovvero ha più uno movimento, può passare attraverso le miniature degli altri, amiche e non amiche. Ha un'abilità che si chiama Deadly, quindi i suoi tiri di combattimento ignorano sempre l'armatura, è una cosa figa, e fanno più un danno se c'è solo un nemico a lei adiacente, anche questo molto figo. Silent Fighter non può utilizzare le armi da fuoco, quindi le pistole, fucile, quelle robe lì, e una volta per turno può ritirare un qualsiasi numero di tiri dei dadi di difesa, quindi questa è una grande abilità. Poi abbiamo questa schedina che è molto utile, ovviamente questo è un gioco molto interessante perché lo giocate magari stand alone, uno scenario ogni tanto, però ha molto, molto, molto più senso se lo fate come campagna. Quindi c'è un'evoluzione del personaggio, i personaggi durante lo scenario guadagnano esperienza, guadagnano soldi e alla fine di ogni scenario andremo a vedere, viaggeranno verso un villaggio feudale. In questo villaggio spenderanno delle giornate, del tempo per fare delle attività in città, quindi acquistare nuovi oggetti, andare a comprare nuove risorse, vendere delle robe o fare delle attività più disparate, insomma. Chiaramente saranno delle attività correlate sempre a qualcosa di potenzialmente negativo, quindi la sorte incombe sempre nelle nostre membra. La prima cosa che vediamo è il death track, che è la cosa standard di questo gioco. Ci sono 2 indicatori. La prima è l'indicatore della fortezza, quindi degli eroi. Questo avanza di uno step, ok, in questo senso, ogni volta che i giocatori vanno a esplorare una nuova tessera, un corridoio, una stanza. A seconda di questo range, come vedete, c'è 7 più, 8 più, 9 più. All'inizio di ogni turno, il portatore della lampada dovrà tirare 2 dadi. Se questo valore è maggiore o uguale a quanto indicato a seconda del range, nulla accade. Se invece è inferiore, non riusciamo a trattenere l'oscurità, quindi quest'altro indicatore si muove in senso inverso. Ora, questo indicatore, se raggiunge la fortezza dell'entrata, il male fuoriesce dalla fortezza e quindi i giocatori hanno perso. Ogni volta che entra in questa chiazza di sangue, andiamo a pescare una carta Darkness.
che ovviamente sono cose negative da risolvere subito. Ogni volta che entra in uno spazio Growing Dread, peschiamo una di queste carte a faccia in giù e verrà rivelata solo nel momento in cui i giocatori avranno trovato l'obiettivo dello scenario. Se non ci sono nemici, possiamo scambiarci gli oggetti ovunque nella tessera. Se invece ci sono nemici, possiamo scambiarceli se siamo adiacenti. Okay? Sì. Ci sono però degli oggetti che non possono essere scambiati. Per esempio i tuoi oggetti di partenza, il tuo starting... eccolo qua, starting gear, che è questa roba qui. Come funziona il turno di un giocatore? I giocatori si attivano in ordine di iniziativa. In questo caso la mia iniziativa è 4, la sua è 6, quindi dalla più alta alla più bassa. Se ci sono dei nemici in gioco, le iniziative si mescolano ovviamente con quelle dei nemici, quindi bisogna guardare anche quelle dei nemici. Sì. In caso di parità agiscono sempre prima i mostri. Movimento più azione di ricerca se non ci sono nemici, o movimento più azione di attacco se ci sono nemici. Non posso cercare se ci sono dei nemici. Quindi io tiro un dado, mi muovo fino a quel numero di spazi, ok, fino a quel numero, applicando eventuali modificatori, mi muovo anche in diagonale, non posso muovermi attraverso le miniature sia amiche che nemiche, a meno che non ho l'abilità speciale, tipo quella dell'assassino, che può farlo. A meno che non sia io. Ok? Se tiro un 1, in realtà questo si chiama roll for grit, ovvero se tiro un 1 mi muovo fino a uno spazio e vado a recuperare un grit. Questo grit ogni giocatore ne può avere al massimo 2, come indicato dalla plancina. Può essere utilizzato in due modi: lo scarto per ottenere un secondo dado di movimento, oppure lo scarto per ritirare un qualsiasi numero di dadi durante un attacco, una difesa, una skill check. Non per tutti i tiri posso ritirare, per esempio quelli per trattenere l'oscurità non posso utilizzare il grit. Quindi io vado a mi muovo, andrò a fare un'azione di attacco, se ci sono dei nemici, tanto poi lo vedremo, è uno di quei giochi che si impara mentre si fa, ok? E se non ci sono nemici posso fare un'azione di ricerca, quindi vado a fare quello che si chiama uno scavenge, vado a tirare 3 dadi, ogni 6, ok, mi fa pescare una carta scavenge. Quindi andiamo a pescare una carta scavenge da questo mazzo, non c'è una pila degli scarti, quindi ogni volta bisogna rimescolare, c'è un terzo di roba buona, un terzo di roba nulla e un terzo di roba cattiva in questo mazzo, e per ogni 6 andiamo a pescare una di queste carte. Ogni stanza può essere cercata un numero limitato di volte, dipendente dal numero degli eroi. In questo caso 2 eroi può essere cercata una volta con successo, ok? E si mette il token scavenge a dire che non possiamo più cercare. Ok. Se invece sono nell'intersezione della mappa, posso andare e guardare lo spiraglio della porta, guardare che cosa c'è dall'altra parte. Vado quindi a pescare una tessera mappa, che è in questo caso una mappa normale, oppure una mappa dell'altro mondo, se siamo in un altro mondo, ok, dipende, ci sono vari mazzi. Viene inserita la tesserona qua in questa posizione, viene piazzato un token esplorazione a faccia in giù. Questo verrà rivelato solo nel momento in cui i giocatori avranno risolto le attivazioni, quindi alla fine delle attivazioni. Questi token esplorazione, alcuni di questi hanno un punto esclamativo, per esempio questo, e i punti esclamativi indicano gli indizi, che sono quelli che solitamente bisogna cercare per risolvere gli obiettivi dello scenario, no? Variano a seconda dello scenario, il numero di obiettivi. Il numero varia. Ah, okay. Per esempio, nel primo scenario che abbiamo fatto, si potevano fare 2, 3 o 4 a seconda della lunghezza che abbiamo dato allo scenario. Sì, mi ricordo. Però, ovviamente, abbiamo fatto quello corto, infatti, quindi abbiamo preso meno esperienza e meno dark stone. Non siamo riusciti a livellare. Niente livellamento. Forse ci siamo persi un po' di punti di esperienza, però ci rifaremo con l'esperienza. Alcuni di questi token poi possono mostrare 1 o 2 porte e indicare le libere, le uscite che abbiamo da quella stanza. Magari alcune sono bloccate, altre sono accessibili, o entrambe sono accessibili, quello che è. Se c'è il simbolino del portale, entreremo in un altro mondo, che in questo caso facciamo la versione base per non complicare la vita, e quindi proseguiamo nella fortezza, okay, in maniera normale. Poi quando avremo fatto un po' di scenari potremo passare anche alle modalità avanzate,
E poi questi token ci dicono se abbiamo degli incontri, quindi dobbiamo pescare un'altra carta encounter, ci sarà un incontro da fare, quindi uno skill check, una di queste cose, oppure ci può essere un attacco, ovvero ci attaccano dei nemici, che può essere quindi un'imboscata eventualmente, e verranno spawnati dei nemici e inizierà il combattimento dal turno successivo. Ok, possiamo iniziare subito col primissimo turno di gioco. Vai, per prima cosa, portatore della lampada che fa un bel 8, quindi direi che è sufficiente per trattenere l'oscurità. Dopodiché iniziativa, tira subito te perché hai 6 di iniziativa, quindi vai col tuo movimento. Yes. In realtà c'è una versione, una variante che si può fare al movimento e dare 4 movimenti fissi all'eroe. Ok, ovviamente devi comunque sempre fare un roll for grit per vedere se prendi il grit, se fai uno. Però facciamo la versione normale. Ok. Ok, quindi tiri il dado. E io devo aggiungerci. In realtà hai più uno movimento per il tuo personaggio e più uno a causa dell'abilità di base. Esatto, devo sempre aggiungere due di movimento. L'assassino, che è questo, quindi gli dà un movimento e una volta per combattimento puoi ripristinare la tua carta Shuriken, una volta per combattimento. Ok. Vai così, fai un bel 2, quindi fai 1-2, poi altri più 2, 3-4. Adesso ovviamente che cosa vai a fare? La ricerchina. Una bella ricerchina, quindi 3 dadi, andiamo a vedere se c'è qualcosa di buono. 9. direi che non troviamo niente. Adesso tocca a me. Allora, all'inizio di ogni turno io mi guadagno un key. Ok, guadagno un bel key che è questo qui, che poi spendo in vari modi. Allora, mi vado a muovere e mi muovo di 6. 1, 2, 3, 4, 5, bella. Adesso al posto di cercare vado subito a vedere attraverso lo spiraglio, quindi pesco una carta mappa. E la carta mappa è... Oh, abbiamo trovato il bagno, una bath house. Ci dice che noi entriamo così, attacchiamo il pezzo, andiamo a mettere un token esplorazione, la faccia in giù. Ok. Adesso è finito il turno dell'attivazione, c'è la fase di esplorazione, quindi andiamo a rivelare il token esplorazione. Wow! Subito un attacchino, però c'è il punto esclamativo. Ok, ignoro il simbolo di attacco e incontro indicato nel token esplorazione, invece gli eroi devono pescare una carta minaccia che è un livello più alto del normale. Queste creature sono le creature che hanno ucciso gli uomini della prima spedizione. Alla fine del combattimento gli eroi troveranno il libro occulto tra i corpi degli nemici caduti. Okay. E poi sceglieremo uno di noi che porterà questo libro. Okay. Ora, solitamente quando veniamo attaccati andiamo a pescare una carta minaccia. In questo caso è la minaccia low, perché dipende dal numero di eroi. Uno o due eroi si pescano queste carte qua. Okay. Però l'evento ci dice di pescare una carta di un livello più alto del normale, quindi una carta media. E quindi in questa carta media abbiamo una Harionago, buia di quella Faus. È una Harionago, che sarebbe questa creatura qui. Allora, i mostri si spawnano nella tessera a scacchiera, partendo dall'angolo in alto sinistra. Ok, in questo caso questa è la sua posizione di partenza. Se ci fossero altre creature vanno a scacchiera, ok? Sempre da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Allora, questa Harionago però ha meno 1 di combattimento e ha solo la sua vita di base. Allora, questa qua è la scheda del Harionago. Come vedete fa un attacco 3 combattimento, quindi tira 3 dadi. Ogni dado con successo fa 3 danni. Ha una difesa di 3 e ha 20 punti vita più 5 punti vita per ogni eroe, ma in questo caso, essendo una versione indebolita, ha meno 1 combattimento e ha solo 20 punti vita, senza altri extra. Allora, altra cosa che ci dice il token esplorazione, c'è un numero di porte, in questo caso ci sono 2 porte, quindi ci sta dicendo che ci sono 2 uscite, e quindi possiamo uscire sia di qua che di qua. Nel caso in cui ci fosse stata una sola uscita, allora avremmo dovuto fare un tiro
per determinare dove è l'uscita e quindi bloccare l'altra. Allora, quindi in realtà è finito il turno, quindi iniziamo un altro turno, quindi devo fare sempre il tiro. In questo caso ho tirato un bel 6, significa che questo indicatore qua avanza di uno spazio e entriamo nel darkness. Allora, si chiama Watch Out! Ogni eroe deve tirare un D6. Se fai un 1, peschi un Growing Dread e lo aggiungi allo stack. Se fai un 2, peschi una carta darkness. Nel tiro di 3 o maggiore, l'eroe prende un numero di copie uguale al tiro. Cosa devo tirare, quindi 1 o 1? Tiro un danno, no, 1, 2 è brutto. 3 è bello, 4, 5, 6 è ancora peggio. Vado. Io faccio un bel 2, yes! Hai fatto un bel 3. Allora, hai fatto un 3. Preferite. No, aspetta, allora, io ho fatto un 2. Questo significa che vado a pescare una darkness card. Quindi vado a pescare un'altra darkness card. Quindi praticamente ti prendi 3 colpi. In realtà qua non specifica che tipo di colpi, quindi presumo dei colpi fisici. Il sistema di questo gioco è questo. Ogni volta che noi dobbiamo subire dei colpi, c'è una difesa naturale che incombe, ok? Quindi questa è la vita, ha 10 punti vita per esempio, e ha una difesa di 4. Quindi ogni colpo che ti arriva, tu tiri un dado, se fai 4 più, annulli quel colpo. E la sanità ovviamente, questo è il willpower, quindi dal punto di vista mentale. Quindi in questo caso ricevi 3 colpi, tu tiri 3 dadi, e ogni 4 più... Vedo quanto me ne parlo. Ok. Direi che sono... Però ricordati sempre che hai un grit. Il grit lo puoi usare per ritirare... Ritiro. Non tutti, ma quelli... Quelli andati male. Quelli falliti. Ok. Direi che un altro parato, questo ti prende... ti prendi una ferita. Allora, questa è una carta che rimane in gioco. Allora, tutti i nemici non morti fanno più un danno nei loro attacchi e più un danno sanità nei colpi di orrore che fanno. Non morti da quando? Non morti, per esempio, i samurai, quelli non morti. Ah, ok. E praticamente questa è una Call Vengeance, è una carta che rimane in gioco, quindi è un bonus che hanno per il resto della partita. Mortacci loro, che schifosi! Hanno. Ok, dopo questo disastro che abbiamo fatto, sì, andiamo a attivazione. Allora, l'Arionago ha un'iniziativa di 4, che è uguale alla mia, quindi inizia sempre lei. Allora, prima cosa, ti muovi per l'azione di attacco. Allora, ti muovi di 4. Più 2, 6. Ti muovi fino a 6 spazi. Sì. Quindi, dove ti muoverai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Quindi riesce ad arrivare per adiacenza. In realtà durante il movimento, una volta per turno puoi fare un free attack. Quindi durante il movimento, mentre ti muovi, lanci questi shuriken e fai range 5. Quindi per esempio qua 1, 2, 3, 4, range 5, tiri 2 dadi. Okay. Quando si combatte, un attimino, si va a vedere il tiro. Quindi per attacco range ogni 4 più va a colpire. Ok, ogni colpo poi bisognerà tirare un altro dado per vedere quanti danni fa. In questo caso tiri 2 dadi. E là! Olia! Quindi questi sono due colpi, di cui questo è un critico. Quello critico, è vero. Ok, è un danno critico questo. Quindi adesso i danni a segno si assegnano in gruppo, se ci fossero più nemici tu decidi dove assegnarli. Ok. Stai assegnando questi due colpi all'Arionago. Per ogni colpo tu tiri un altro dado. Per ogni colpo critico? Sì, per ogni colpo in generale. No, quindi due. Okay. Adesso tiri per il colpo critico. Ok, solo uno. Ok, uno. E il colpo critico non fa un cazzo. No, non è andato molto bene. Direi che fa un danno e l'altro fa 5. 5. Allora, tuttavia la signorina qua ha una difesa di 3. Ok? Difesa di 3, quindi questo 5 che non è critico è ridotto di 3 e quindi va a 2. Ok. Ok? Questo qua è stato un danno critico, mi hai fatto 1, quindi passa tutto, ma è un danno. Fai un totale di 3 danni.
tre danni su di questa. Ok. In realtà l'esperienza di questi mostri più forti è un po' diversa, perché tu per ogni colpo fai 10 punti esperienza più 5 per ogni danno. Quindi il primo sono 10 più 5. Quindi 15. E l'altro sono 10 più 10, perché è per 35. Fai 35 punti esperienza. Questi mostri qua, solitamente ci sono dei mostri tipo il Tengu, che ci dà 35 punti esperienza, ma solo per la persona che è dal colpo di grazia, per così dire. Mentre questi mostri più forti ogni ferita facciamo esperienza. Allora, altre abilità dell'Arionago. Allora, per prima cosa, all'inizio dell'attivazione di un eroe, se sei nella stessa mappa dell'Arionago, subisci 3 colpi di orrore. Perché però tu hai iniziato la tua attivazione al di fuori della stanza, quindi non ti ha preso. Ah, grande, okay? Vero. Poi, come l'assassina può muoversi attraverso gli altri modelli e, a differenza degli altri eroi, cambia il target ogni volta, perché un mostro si focalizza su un bersaglio e finché quel bersaglio non va KO, oppure se quel bersaglio si toglie, quindi si muove facendo un tiro di fuga, lui continua a bersagliare. Però questa tizia brutta qui, che cosa fa? Cambia l'obiettivo ogni singola volta. Poi hai i capelli animati, ovviamente. Alla fine del movimento, ogni eroe entro 3 spazi prende D6 colpi, che fanno un danno ciascuno. Mario, sto già morendo! No, non stai morendo! Va tutto bene. Allora, inoltre, questo nemico fa più un danno in tutti i colpi contro un eroe con 2 spirito o meno. In realtà, vedi? L'assassino ha uno spirito di 1, quindi il suo spirito è debole. Io ho uno spirito di 5, quindi perché sono un monaco, chiaramente, e quindi non mi prende quello. Adesso hai fatto il tuo attacco gratis e è tempo di colpire con le ninjato. Allora, ogni eroe, a meno che non è specificato da armi usate eccetera, va a tirare 2 danni di combattimento, ok? Questo simbolo qua indica che è un oggetto che usi con una mano. Quindi ovviamente ogni turno puoi utilizzare 2 oggetti per un totale di 2 con le mano. Okay. Perché chiaramente non siamo dei polipi, quindi hai 2 mani, quindi puoi utilizzare una roba a 2 mani, eccetera. E in più c'è un simbolo incudine che indica il peso. Ogni eroe può portare un numero di icone peso fra gli oggetti pari a 5 più la forza. Quindi attenzione a portare 5 più la forza, la tua forza è 2. Perfetto. Okay. Okay. Adesso utilizziamo le ninjato. I tuoi colpi di combattimento con queste armi sono critiche, quindi fai danno critico con 5 o più al posto di 6 o più, ed è fighissimo. Quindi vai a tirare 2 dadi di combattimento. 3-2, direi che fai niente. Ah no, aspetta, il tuo melee combat è vero. Il tuo melee combat è 3 più. Quindi quindi direi che uno va a colpo. Assegno. Adesso tiri un altro dado per vedere quanti danni vai a fare. Ma dai, oggi proprio no. Oggi è proprio una giornata sfigatissima di merda. Sì, un danno. Ma lei si impara. Io però sono nell'intersezione. Allora, quando si è nell'intersezione si è considerati essere all'interno sia di una che dell'altra. Ok, quindi io sono considerato all'interno di questa stanza e si attiva l'abilità di terrore della tizia. Quindi significa che subisco 3 colpi di orrore. Io devo difendermi con la mia willpower con 3 più. Con 3 più faccio 3-1. Sì, yes. Allora, con 3-1 direi che io utilizzo un grit subito per tirare. Ti direi di sì. Ok, con questi risultati io paro tutti i dadi, i danni di orrore. Io mi muovo a questo punto. Facciamo 1, 2 e 3. Purtroppo non riesco ad arrivare in range con la tizia. Avendo fallito prima un tiro di errore, ogni volta che fallisco il colpo, ok, vado a tirare D3 e vado a prendermi, adesso 6, quindi D3 significa 3,
Vado a prendermi di 3 key tokens, in questo caso mi prendo 3 key. Prima di fare la mia attivazione, si attiva la tizia, perché la tizia ha 4 di iniziativa, anche io ho 4, però in caso di parità agiscono sempre prima i mostri. Allora, la tizia ha movimento di 3, quindi praticamente la tizia, i nemici solitamente scelgono un bersaglio in maniera randomica, ma un bersaglio che deve essere raggiungibile, in questo caso anche volendo muovendosi di 3, ok, come indicato da qui, non sono raggiungibili. Certo. Quindi lei praticamente fa 1, 2, 3, si muove in adiacenza e andrà a fare un tiro di combattimento. Andrai a tirare 3 dadi, ogni 4 più ti fa un colpito. Direi che questo qua non passa, questi altri 2 passano. Okay. Adesso tu ti devi difendere, hai una difesa di 4 più, tiri 2 dadi, ogni 4 più ti difendi. Direi che questo è bloccato, questo qua non è bloccato. Adesso colpo bloccato, ogni colpo fa 3 danni, ok? Tuttavia, l'assassino è equipaggiato con queste shoulder armor, ok? Quindi è un'armatura che agisce quando fallisce la difesa. Prima agisce la difesa naturale, poi agisce l'armatura. Quindi adesso ti arrivano 3 danni, tiri 3 dadi, ogni 4 più annulla quel danno. Ok. Direi che 2 le bloccati, 1 passa, ti fa solo una ferita, direi che non è male. Va bene, va fin troppo bene. Ah, è vero, ti faceva più un danno. Quindi dovevi tirare un altro danno, un altro dado in più per lei, però era fallito, quindi niente. Ok. Okay? Perché lo sa, a causa dello spirito basso che ha l'assassino. È vero. Meno di? Che devi avere 2 o più. Ah, 2 o più. Questo cambia tutto, perché col mio movimento la raggiungevo, ok? A questo punto ho subito il tiro di orrore, ok? Mi sono difeso. A questo punto agisco con le Sword of Gahara, che sono queste, che utilizzo a 2 mani, quindi sono un bello spadone, bello spisso. E i miei tiri di combattimento fanno più 2. Tra l'altro, questa Aharyonago è una creatura myth, come indicato da questa keywords, questa qui, quindi faccio più 2 dell'arma, più 1 della mia abilità intrinseca. Mm-hmm. Quindi vado a tirare 2 dadi. Come on, baby! Oh, 1 passa. 1 passa perché devo fare 4 più. Vado a tirare per vedere quanto faccio. Faccio un 4, questo 4 però è incrementato di 2 per l'arma, di 1 per la mia abilità, quindi mm-hmm. diventa un 7. A questo 7 sottraiamo la difesa naturale, che è 3. 4 ferite gli fai. Quindi gli spariamo 4 ferite. Bravo. Bella, bella, bella. Bravo, quanto siamo a 7? Allora, è a 7 ferite, adesso mi prendo anche della mia dell'esperienza. Ah, faccio 30 punti di esperienza. Non è possibile? Di sì. Poco? No, per ogni per il massacro che gli facciamo non è male. Mm. Ah, tra l'altro, è vero, ci sono un sacco di cose da ricordare. Alla fine dell'attivazione del nemico, ogni eroe entro 3 spazi, in questo caso io no, ah, tu no? 1, 2, 3 perché, perché ero più di 3 spazi prima della mia attivazione, ci sono i capelli animati di questa tizia che ovviamente ti frustano, non so che cavolo faccia, ti fa di 6 colpi, quindi tu ti tiri un dado un dado, ti fa 2. Però ovviamente ti fa 2 colpi, questi sì, 2 colpi devi difenderti, difesa. Agisce la difesa, 3, sono fallite, 2 colpi, ogni colpo fa 3 danni. Sono morta. No, non sei morta perché agisce la tua armatura, fortunatamente. Ah, già. Quindi devi tirare. E se non agisce sono morta. Se non agisce sei... Devi tirare 6 dadi e ogni 4 più. Allora, direi che questo ne passano solo 2. Ok.